Oggi parliamo di nomi concreti e di nomi astratti. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Nelle ultime puntate avevamo parlato di nomi propri, dei nomi comuni e dei nomi collettivi. Se non hai ascoltato quell'episodio, ti consiglio di ascoltarlo, perché come ogni episodio del mio podcast è incredibilmente interessante. Oggi parliamo di un'altra distinzione, di un'altra differenza, quella tra i nomi concreti e i nomi astratti. Una cosa concreta è una cosa che possiamo percepire con i nostri sensi. Possiamo ascoltare con le nostre orecchie, possiamo toccare con le nostre mani, possiamo annusare con il naso, possiamo assaggiare con la bocca e possiamo vedere con i nostri piedi, no, con i nostri occhi. Quindi i nomi concreti sono i nomi di quelle cose che possiamo percepire, no? Per esempio un uomo o un tavolo o un gatto o un microfono. Una cosa astratta è invece una cosa che non possiamo percepire con i nostri sensi. Quindi i nomi astratti sono i nomi di quelle cose che non possiamo toccare, ascoltare, eccetera. Per esempio i concetti come amore, felicità e libertà. Però, se ci pensiamo bene, questa differenza, questa classificazione è un po' forzata. Per esempio, la personalità o il carattere di una persona. Questi sono nomi astratti o concreti? Oppure, se parliamo con una persona che è appena uscita di prigione, secondo te, per questa persona, la parola libertà indica qualcosa di astratto o di concreto? Insomma, questa distinzione può essere interessante, ma di sicuro non è chiara e comunque non ha alcuna conseguenza dal punto di vista grammaticale. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi lasciare una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo, puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao!